Prima del 1893 esistevano in Italia numerosi istituti di emissione, con conseguenze negative sulla stabilità monetaria, per la grande competitività che esisteva fra le varie banche. Con la legge del 10 agosto 1893 la situazione veniva radicalmente modificata. Nella Banca d'Italia venivano fuse la Banca Nazionale del Regno d'Italia e le due grandi banche di emissione toscane, la Banca Nazionale Toscana e la Banca Toscana di Credito. Contemporaneamente fu messa in liquidazione la Banca Romana. Restavano così a condividere il privilegio di emettere moneta accanto alla Banca d'Italia soltanto il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia. Il passaggio al sistema con un'unica banca di emissione si completò soltanto il 1 luglio 1926, quando la facoltà di emettere moneta fu accentrata nella Banca d'Italia. Questa operazione si concluse 10 anni dopo con la legge bancaria del 1936, che trasformò la Banca d'Italia, divenuta un istituto di diritto pubblico, in una vera e propria banca centrale. Molteplici furono da allora i compiti della Banca d'Italia: determinare i modi per conseguire gli obiettivi di politica economica in campo monetario e creditizio, accentrare le riserve metalliche valutarie per mantenerle ad un livello in grado di coprire i saldi passivi della bilancia dei pagamenti, contribuire all'equilibrio finanziario del Tesoro dello Stato, fungere da organo esecutivo della politica monetaria, creditizia e valutaria dello Stato, oltre naturalmente a provvedere all'emissione di biglietti, assicurandone al mercato una quantità adeguata al fabbisogno e corrispondente alle caratteristiche degli scambi. Chiuso il ciclo del regime fascista e in piena ricostruzione post-bellica, la Banca d'Italia vide attribuirsi la competenza di vigilanza e controllo su tutte le istituzioni operanti nel settore del credito pubblico e privato che ancora non erano state assoggettate a tale regolamentazione. Negli anni che seguirono, agli albori del 1950, le condizioni di stabilità monetaria assecondarono uno sviluppo produttivo accelerato e la Banca Centrale fu chiamata a prestare la sua consulenza tecnica sul controllo valutario e la disciplina dei cambi, e anche sugli strumenti per controllare il nemico di sempre, l'inflazione. La relazione annuale del governatore della Banca d'Italia divenne allora uno dei principali strumenti di indirizzo e documentazione economico-statistica. Anche nei riguardi dei rapporti con l'estero, la portata degli interventi della banca, in particolare dopo la convertibilità esterna della lira del 1958, si fece verso gli anni 60 più rilevante. Erano inoltre gli anni del cosiddetto boom economico e nel 1964
la nostra moneta ricevette l'Oscar mondiale della stabilità. La Banca d'Italia ha sempre avuto la sua sede centrale e gli uffici amministrativi a Roma, nel celebre edificio di Via Nazionale. Il patrimonio della banca, costituito inizialmente da 300 milioni, una cifra irrisoria ai nostri giorni, è formato da fondi di riserva ordinaria e straordinaria. Di regola, tutti gli immobili adibiti ad uffici sono di sua proprietà. La Banca d'Italia, contrariamente a quello che molti pensano, è un soggetto tributario equiparato a qualsiasi altra società. Non gode di alcuna agevolazione fiscale né di regimi contributivi particolari. A norma di statuto, i poteri della Banca d'Italia risiedono nell'Assemblea Generale dei partecipanti, nel Consiglio Superiore e nel Comitato del Consiglio Superiore, nel Direttorio, costituito dal Governatore, dal Direttore Generale e dai due Vice Direttori Generali. Il controllo sull'amministrazione è esercitato dal Collegio dei Sindaci e dai Censori. Come si vede, il massimo organo esecutivo della Banca Centrale è il Governatore, figura ben nota anche all'opinione pubblica. La designazione del Governatore non ha le caratteristiche di una nomina politica e anzi il Governatore non deve essere un membro del Parlamento né ricoprire altra carica politica specifica. Egli viene nominato dal Consiglio Superiore della Banca, di cui è sostanzialmente quello che si dice il capo. La sua nomina deve essere approvata dal capo dello Stato. Il governatore rappresenta la banca di fronte a terzi, deve far osservare tutte le leggi, soprintendere a tutte le operazioni dell'istituto, ma i cittadini lo conoscono soprattutto perché mette la sua firma sulle banconote. Per legge, il governatore della Banca d'Italia è anche presidente del Consiglio di amministrazione e dell'alta direzione dell'Ufficio Italiano Cambi. Il primo governatore della Banca d'Italia, dopo la legge del 1926, fu Bonaldo Stringer. Gli successero nell'ordine Vincenzo Azzolini, Luigi Einaudi, Donato Menichella, poi quello forse più conosciuto, Guido Carli, Paolo Baffi e infine Carlo Ciampi. Lo Stato dunque non partecipa al capitale della Banca d'Italia, non ha perciò propri rappresentanti negli organi sociali. Tuttavia, in considerazione dell'interesse pubblico, il legislatore ha riservato al governo vari poteri regolamentari di vigilanza e di ispezione sull'attività dell'Istituto Centrale. Le eventuali modifiche di statuto della banca devono essere approvate dal Capo dello Stato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri in accordo con il Ministro del Tesoro. Quest'ultimo è l'interlocutore governativo diretto del Governatore della Banca d'Italia e infatti li si vede sempre affiancati nella rappresentanza italiana presso il Fondo Monetario Internazionale e in tutte le sedi internazionali dove si gestisce la politica monetaria. Abbiamo già detto che il Presidente della Repubblica deve non solo ratificare la nomina del Governatore, ma anche quelle del Direttore Generale e dei suoi due vice. Molteplici attività della Banca devono essere rese note al Ministro del Tesoro, che ogni anno presenta al Parlamento un rapporto circostanziato sull'andamento dell'istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca. Come unico istituto bancario in grado di emettere moneta, la Banca d'Italia è autorizzata attualmente a fabbricare biglietti da 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 e 100.000 lire. Le 500 lire sono stampate a cura del Ministero del Tesoro. Le specie metalliche sono fabbricate dallo Stato presso il proprio stabilimento di Zecca, che spesso è stato accusato della carenza degli spiccioli, che provocò perfino il ricorso ai cosiddetti mini assegni, il cui valore oggi non è più riconosciuto. I biglietti di Stato, invece, vengono prodotti dall'Istituto Poligrafico dello Stato. Anche sotto l'aspetto esteriore, la vita delle banconote è regolata dal Ministero del Tesoro, cui spetta di approvare le forme e i distintivi dei biglietti proposti dal Consiglio Superiore della Banca d'Italia. Le norme per la fabbricazione dei biglietti, la loro sostituzione, il loro annullamento, nonché la quantità di nuovi biglietti da predisporre, sono norme stabilite da un apposito regolamento con decreto del Ministero del Tesoro. La Banca d'Italia, ovviamente, deve osservare precise regole anche nei rapporti con gli istituti di credito ordinari, cioè con tutte le altre banche italiane. Il tasso di sconto, recentemente aumentato, non è altro che il costo del denaro che le banche pagano alla Banca Centrale. Una istituzione complessa, quindi, quella della Banca d'Italia, ma al tempo stesso una delle più funzionali. Il cammino per arrivare ad una banca centrale, con queste moderne caratteristiche, è stato lungo ma lineare, al passo con l'evoluzione economica internazionale.
la tesi per l'accentramento totale in una banca centrale era prevalsa fin dagli anni antecedenti la Prima Guerra Mondiale, in concomitanza con la rapida espansione della moneta bancaria e la graduale scomparsa di quella metallica, inizialmente soprattutto di quella aurea. Mentre veniva abolita la convertibilità dei biglietti di banca in oro, la Banca d'Italia assumeva la fisionomia che conserva attualmente e che è comune a tutti gli istituti di credito centrali dei paesi occidentali, sia pure con qualche diversità. Abbiamo visto finora che l'attività economica è caratterizzata da una pluralità di scambi. Scambi che avvengono tra i centri di produzione o imprese e i centri di consumo o famiglie. E scambi che avvengono tra impresa e impresa. Tutti questi scambi sono resi possibili dalla moneta. Quando la moneta non esisteva, gli scambi avvenivano tramite baratto, e cioè in maniera diretta, in natura. Una persona che disponeva di una certa quantità di qualche bene, poniamo alimenti, ed aveva bisogno di una certa quantità di un altro bene, poniamo vestiti, doveva trovare qualcuno disposto a cedere vestiti in cambio di alimenti. Nel caso non avesse trovato nessuno disposto a ciò, il nostro personaggio avrebbe dovuto prima effettuare una o più transazioni intermedie, cedere ad esempio alimenti in cambio di utensili, da scambiare poi con i vestiti. Ovviamente un sistema del genere è molto scomodo. È assolutamente impossibile in un'economia come la nostra, nella quale la specializzazione e la divisione del lavoro sono talmente avanzate, da rendere innumerevoli gli scambi necessari per soddisfare tutta la gamma dei nostri bisogni, da quelli più elementari a quelli più raffinati. È per questo motivo che con il diffondersi dei commerci si cominciò a utilizzare un qualche oggetto, il sale, le conchiglie, i capi di bestiame, eccetera, come mezzo di scambio, cioè come mezzo che può essere ceduto per pagare qualsiasi bene. A partire da una certa fase dell'evoluzione storica, si è preferito utilizzare come mezzo di scambio i metalli preziosi, oro e argento, che presentano, rispetto al sale, alle conchiglie, ai capi di bestiame e agli altri possibili beni, degli indubbi vantaggi. Sono inalterabili, sono divisibili in parti anche molto piccole, sono facilmente trasportabili avendo molto valore in poco peso. Un passo successivo è rappresentato dall'introduzione della moneta di carta. Ancora una volta il motivo che spinse a ciò fu di ordine pratico. Risultava infatti conveniente depositare i metalli preziosi presso orefici e mercanti, ricevendo in cambio dei certificati che garantivano la riconsegna dei metalli. Risultava altresì conveniente utilizzare tali certificati per effettuare pagamenti ad altre persone. In un primo periodo, ai certificati di deposito in circolazione corrispondeva una quantità di metallo depositata equivalente. Successivamente, gli orefici e i mercanti, considerando la scarsa probabilità che tutti i depositanti richiedessero simultaneamente la conversione dei certificati, che nel frattempo si andavano sempre più affermando negli scambi, cominciarono ad usare i metalli per effettuare i prestiti, ricavandone un guadagno. In tal modo i certificati in circolazione non avevano più una copertura integrale in metalli preziosi, ma una copertura soltanto parziale. Gli orefici e i mercanti sono, per così dire, gli antesignani della banca moderna. Le funzioni svolte da queste prime istituzioni bancarie erano molteplici: custodia delle monete metalliche, erogazione di prestiti e quindi attività creditizia, creazione di mezzi di pagamento e precisamente di biglietti che divennero una nuova forma di moneta. Nel passaggio dalle più arcaiche alle moderne istituzioni bancarie si sono avuti due sostanziali cambiamenti: la differenziazione e la separazione tra banche di emissione e banche di credito, il controllo pubblico sull'emissione della carta moneta. L'azione di controllo dello Stato sulla circolazione della moneta indusse a concentrare in un solo istituto, nel nostro paese a partire dall'anno 1926 la Banca d'Italia, l'emissione dei biglietti. Tali biglietti acquisirono un valore legale, nel senso che la loro accettazione per effettuare qualsiasi pagamento divenne obbligatoria all'interno dei singoli stati. È per tale motivo che i biglietti emessi dall'istituto di emissione prendono il nome di moneta legale. Su qualsiasi biglietto di banca troviamo la scritta «pagabili a vista al portatore». Questa scritta, che si riferisce al periodo nel quale i biglietti di carta erano convertibili in metalli preziosi,
ha solo il valore di ricordo storico, perché oggi tale convertibilità non esiste più. Né potrebbe essere altrimenti, perché la quantità disponibile di metalli preziosi non consentirebbe di finanziare tutti gli scambi che avvengono in una moderna economia. Abbiamo finora considerato la moneta essenzialmente come il mezzo di scambio, cioè come mezzo per effettuare pagamenti. Collegata in qualche modo a questa funzione ve ne è un'altra. Come sappiamo, tutti i beni e tutti i servizi prodotti dalle imprese e da noi acquistati hanno un prezzo sul mercato. Il prezzo esprime quanto vale un bene in termini di moneta. La moneta dunque svolge, oltre alla funzione di mezzo di scambio, anche quella di unità di misura, rendendo assai più agevoli il confronto e la valutazione dei beni e servizi scambiati. Un bene, poniamo un vestito, non vale tanti chili di grano, tante visite mediche, tante porzioni di automobili, ma semplicemente un tot lire. Oltre alle due funzioni sopra dette, vi è una terza funzione svolta dalla moneta, quella di mezzo per conservare ricchezza. A differenza del baratto, la moneta permette di separare i due momenti dell'atto di scambio, la vendita di un bene e l'acquisto di altri beni. Ora può benissimo verificarsi che un individuo venda ciò che possiede senza acquistare nulla. La moneta viene allora accantonata, non realizzando affatto la sua funzione fondamentale di mezzo di scambio. Per chi la accantona, la moneta rappresenta un valore in sé. Come abbiamo visto nella lezione 3.2, il risparmio consiste in un accantonamento di moneta. Ne consegue che, per chi risparmia, la moneta vale appunto come mezzo per conservare ricchezza, cioè come riserva di valore. In definitiva, la moneta svolge tre funzioni: mezzo di scambio, unità di misura dei beni e servizi scambiati, mezzo per conservare ricchezza. Professor Palmerio, in che modo era regolata l'emissione di moneta nel regime aureo? Nel regime aureo il governo, ovvero la banca centrale, fissava il contenuto aureo della moneta. Ad esempio stabiliva una lira contiene 3 grammi d'oro. E vi erano due sistemi, un sistema in cui circolavano monete d'oro, oppure un sistema in cui circolava carta moneta però convertibile. In altri termini, qualunque cittadino poteva portare una lira alla banca centrale ed ottenere in cambio 3 grammi d'oro e viceversa. Nel sistema in cui circolavano monete metalliche vi erano i diritti di coniazione e di fusione. Un individuo poteva portare 3 grammi d'oro alla zecca e chiedere in cambio una lira, oppure portare una lira alla fusione e ottenere così in cambio 3 grammi d'oro. In questo sistema era la quantità di oro che determinava la quantità di moneta in circolazione e il governo poteva controllare la quantità di moneta in circolazione soltanto nella misura in cui riusciva a controllare la quantità di oro, ad esempio attraverso il controllo dell'estrazione di questo dalle miniere. Quali sono i motivi che hanno determinato la crisi del regime aureo? Il motivo fondamentale era questo, che il singolo governo non riusciva a controllare la quantità di oro nel paese, perché la quantità di oro nel paese era influenzata anche dall'oro che proveniva dall'estero oppure che usciva dal paese. Infatti, attraverso i rapporti con l'estero, cosa avveniva? Tutte le volte che un paese esportava delle merci, riceveva in cambio oro in pagamento, e tutte le volte che un paese importava delle merci, doveva perdere oro. Quindi, se le esportazioni superavano le importazioni, allora in questo caso vi era un afflusso di oro nel paese. Se viceversa le importazioni di merci superavano le esportazioni, in questo caso vi era un deflusso di oro nel paese. Poiché la quantità di moneta, come abbiamo visto, era proporzionale alla quantità di oro posseduta dal governo, posseduta dalla banca centrale, cosa accadeva? Che un paese non poteva fare una politica monetaria autonoma, non poteva in altri termini decidere
che quantità di moneta immettere in circolazione, perché tutte le volte che aumentava la sua quantità di oro, o perché ne veniva estratto di più dalle miniere, o perché arrivava dall'estero attraverso il meccanismo che abbiamo visto dei rapporti con l'estero, della bilancia dei pagamenti, tutte le volte che la quantità di oro nel paese aumentava, il governo doveva accrescere la quantità di moneta, e tutte le volte viceversa che la quantità di oro nei forzieri della banca centrale diminuiva, il paese doveva diminuire la quantità di moneta. Non poteva quindi svolgere una politica monetaria autonoma.